Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi parliamo di un argomento molto interessante, parliamo degli abbellimenti nella musica e nello specifico nel canto. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, che cosa sono gli abbellimenti? Gli abbellimenti sono delle note accessorie a un brano che servono solo per abbellire quel brano e non fanno parte proprio della struttura melodica o armonica dello stesso. Cioè, vi spiego meglio, un abbellimento serve a fiorire un po' quella che è la musica, come quando noi ci trucchiamo e la persona resta sempre la stessa, ma con un po' di trucco si abbellisce un po'. E come esistono tanti accessori per abbellire una persona, allo stesso modo esistono diversi abbellimenti per quando si suona e vediamo per quando si canta. Iniziamo con parlare dell'acciaccatura. L'acciaccatura non è nient'altro che una noticina posta davanti alla nota reale da cantare, è una nota che va cantata velocissima e che ruba un attimo il tempo alla nota, quella reale, che dobbiamo cantare. E può essere posta sia sopra che sotto la nota reale, cioè può essere sia più alta che più bassa. L'importante è che faccia parte dell'armonia che stiamo suonando. Vi faccio un esempio. Nel brano di Bruno Mars, When I Was Your Man, prendiamo questo come esempio, la conosciamo. Same bad but I feel just a little bit bigger now. L'ultima nota è un fa diesis. Volendo mettere un'acciaccatura su quella nota, faremo tra. L'acciaccatura è praticamente insieme quasi. Quindi è un effetto, un abbellimento. Oppure se la mettiamo inferiore, poi dipende dai gusti e da quello che vogliamo ottenere. Il secondo punto, parliamo dell'appoggiatura. L'appoggiatura è sempre una nota che va posta prima della nota reale e può essere anch'essa o superiore o inferiore alla stessa. Quando è superiore può essere o mezzo tono o un tono di distanza, mentre quando è inferiore è per forza mezzo tono. Questa è una piccola regola da ricordare. E deve essere questa nota più corta della nota reale. Quindi bisogna appoggiarsi prima su quella nota e poi cantare quella reale. Facciamo sempre l'esempio su Bruno Mars. Mi sono appoggiato prima sul sol diesis, prima di prendere il fa diesis. O può durare anche un po' di più, l'importante è che sia inferiore a quella che poi terremo dopo. Oppure possiamo prendere il fa, che è un semitono sotto. A me non piace moltissimo, però è una questione di gusti. Poi, in base alle canzoni che stiamo cantando, si capisce bene lo stile e quello che vogliamo ottenere. Un altro abbellimento molto carino si chiama gruppetto. Il gruppetto è un insieme di 5 note che, presa la nota reale, seguono un andamento: prima sale, poi ritorna alla nota reale, poi scende e poi ritorna. Sono le note intorno ad essa. Vi faccio sentire. In questo caso, se lo faccio lento. Veloce sarebbe. È un gruppetto veloce e può essere cantato prima utilizzando la nota superiore e poi quella inferiore. In questo caso si dirà il gruppetto dritto. Mentre se vogliamo rovesciarlo, si chiama proprio gruppetto rovesciato,
In questo caso è un gruppetto rovesciato e l'effetto in velocità. Same babe, I feel just a little bit bigger now. E queste sono agilità che piano piano, facendoli lenti questi esercizi, poi piano piano riusciamo anche a farli più velocemente. E questo è il gruppetto. Subito dopo c'è un abbellimento altrettanto carino che si chiama mordente. Il mordente è normalmente una successione di tre note, dove alla nota reale si aggiunge la nota superiore e si ritorna, oppure può essere anche inferiore, quindi ho oppure l'importante è che questa nota che andiamo ad abbellire, diciamo, nel mordente, si trovi anch'essa nella scala di riferimento. Cioè non possiamo prendere una nota che stona, ma sempre una nota appartenente a quella tonalità che stiamo cantando. Quindi sarebbe Same babe, I feel just a little bigger now. No. Oppure no, no, se lo vogliamo fare inferiore. Ovviamente ci sono diversi modi di fare gli abbellimenti, c'è il mordente anche doppio, ci sono approfondimenti che si possono fare, ma io vi parlo soltanto di quelli, diciamo, base. Poi, se volete approfondire, ognuno di loro ha tante varianti e tante caratteristiche che potete andare a vedere tranquillamente. Infine vi faccio un cenno su altri abbellimenti, per esempio il trillo, che ripete due note in velocità, il glissando, che è un abbellimento che serve per portare una nota all'altra glissandola, cioè arrivandoci. Per esempio, se io voglio cantare do re, posso fare ta, questo è un glissando. Poi c'è anche il tremolo, che ripete la stessa nota in questo modo velocissimo, e questo si chiama tremolo, è un altro abbellimento. Poi c'è l'arpeggio, che conosciamo, è un arpeggio che fa parte di una scala arpeggiata, è un altro abbellimento. Poi abbiamo la cadenza, che riguarda soprattutto il finale delle frasi e riguarda comunque l'armonia più che il canto. E infine la fioritura, che è un insieme di noticine che servono per fiorire una frase musicale in velocità. E questo può essere anche improvvisato come abbellimento. Mi viene in mente Nemorino nell'Elisir d'Amore, quando canta Una furtiva lacrima, che spero conosciate, altrimenti andate ad ascoltare, è bellissima. Alla fine c'è una frase dove Nemorino canta Non chiedo si può morire, si può morire d'amore. E quella è una fioritura. Bene, spero di avervi dato almeno una infarinatura di quelli che sono gli abbellimenti e come poterli utilizzare. Ci vediamo alla prossima puntata.